Buongiorno mister, Buongiorno. come arriva la squadra a questa partita? Come l'ha vista durante queste squadre? Ho visto che comunque la concentrazione è rimasta alta nonostante le 4 vittorie su 4. Sappiamo che gli ingredienti che servono per dare continuità alle prestazioni, i risultati sono una conseguenza delle prestazioni, sono una conseguenza del lavoro che fanno durante la settimana. È una squadra che, ripeto, è in costruzione, ma sta maturando, sta mettendo giorno dopo giorno dei mattoni con relativo cemento, non vi prendete questa battuta così, questa metafora. Sanno, sono consapevoli che chiaramente serve questi tipi di ingredienti, senza questi chiaramente vengono fuori dei limiti, vengono fuori delle complicanze che non possiamo permetterci. Hanno lavorato bene questa settimana, li ho visti vivi, li ho visti anche determinati e questo è non è che io sono tranquillo, però mi permette comunque di essere in difficoltà nelle valutazioni dei ragazzi che conosciamo in campo e questo è quello che voglio. Abbiamo visto, insomma, intanto c'è stato un nuovo arrivo, appunto Matteo Guazzo, e quando magari è vero che si parlava molto di una punta, però dopo magari anche alcuni acciacchi da parte dei difensori si pensava quasi che si potesse anche intervenire magari in difesa, anche se io ho visto che magari anche in alcune situazioni sono stati provati due centrocampisti, come Walter Rodriguez o Simonetti. E, la squadra con l'arrivo di Guazzo può essere considerata completa? Oppure Potrebbe perché, ripeto, nell'arco di un campionato è chiaro che le difficoltà che si possono presentare possono, tra virgolette, aprire attraverso dei problemi, ecco, a sottolineare, però chiaramente siamo, come ho detto già altre volte, siamo vigili su questo, sotto questo punto di vista qui. Per ora è arrivato un valore aggiunto, perché qua c'è un valore aggiunto. Creerà sicuramente competitività, che è quello che voglio. E poi per quanto riguarda invece la parte del reparto difensivo abbiamo delle alternative che sto valutando, sì, le sto valutando, aspettando chiaramente il rientro di qualcuno o anche la condizione di qualcun altro. e da questo punto di vista abbiamo visto anche alcuni ragazzi in prova, due credo che non li ho visti ieri, adesso non so se vuol Ah, dire che. sono così siamo aperti comunque continuamente a quelle che possono essere le novità, chiamiamole novità, nel senso che se troviamo qualcuno che ci soddisfa, che rientra in certi parametri, possiamo anche comunque valutarli, visto che sono dei giovani, visto che comunque possono dare un valore aggiunto a quei giovani che abbiamo ora. Da questo punto di vista di Jankovic, come giudicare sui primi Ma momenti? io Visto già che la vecchia lo conoscenza conoscevo, tua sì, beh, lo parte. conoscevo tra virgolette, nel senso lo conoscevo, l'ho visto in qualche partita, così. È un ragazzo che sicuramente ha delle qualità. È chiaro che in questo periodo io sono molto più concentrato su quello che è l'allenamento del campionato, del campionato stesso. Però chiaramente lui ha un'altra settimana per poterci permettere di fare delle valutazioni più complete. L'ultima da parte mia, la sensazione che ho vedendo anche negli ultimi allenamenti è che il Parma domani non solo punterà a fare gioco contro una squadra che probabilmente si chiuderà, ma cercherà anche magari di, non dico asfissiare, però insomma di pressare alto, cercare di tenere proprio quelle poche manovre che potrebbero costruire gli avversari, di comunque bloccarle sul nascere proprio per prendere fin da subito in mano la partita. È così o. Ma le cose che proviamo sono delle situazioni, visto che il calcio è situazionale, che si possono verificare, quindi tutte queste cose permettono alla squadra di avere una conoscenza più ampia nell'affrontare poi le squadre avversarie. Ci saranno momenti in cui cercheremo di asfissiare, momenti in cui dobbiamo gestire il pallone, momenti in cui dobbiamo essere bravi nella lettura. Ecco, penso che sia una capacità che deve avere una squadra, una qualità che deve avere una squadra, e saper rallentare e saper velocizzare a seconda dei momenti,
questa, ripeto, è un allenamento, sono talmente prove, sono test importanti da permettere alla squadra di avere una conoscenza più ampia. E che ulteriori risposte si aspetta a livello mentale dalla trasferta di Butrio? La continuità di prestazione, la continuità, ecco, mi aspetto questo. Ripeto, il risultato è una conseguenza, noi lavoriamo per il risultato, ma il risultato ci serve attraverso un lavoro di, e soprattutto la consapevolezza che attraverso il lavoro, attraverso le prestazioni che andranno a fare i ragazzi, si possa ottenere risultati importanti. Guazzo è pronto per giocare? Sì, sì, eventualmente potrebbe anche dare adito magari a un nuovo modulo, a un nuovo di giocare. Allora, Guazzo sicuramente non è ancora al 100% perché primo si è allenato della Chiavari quasi sempre sul sintetico. Essendo allenato sempre sul sintetico, le sue risposte alle ore di gambe sono un po' diverse adesso, quindi chiaramente ha altri di dolori, però è a disposizione, quindi nelle mie valutazioni c'è anche la possibilità che, no, che possa comunque dare il contributo, perché è venuto qui a dare un valore aggiunto alla mia squadra. Tra i tanti aspetti positivi, quale secondo me quello che ha fatto finora più la differenza in favore del Parma, che appunto ha proiettato il Parma in testa alla classifica, lasciava appunto più pieno sul quadro? Ma saper leggere le mie situazioni, saper comunque lavorare in funzione di quello che poi è la domenica. Io ho detto sempre a loro che il lavoro che vanno a fare, il lavoro che fanno l'altra settimana è una preparazione alla partita. Più la squadra è concentrata come è concentrata in partita, corre come correranno gli altri avversari, saranno determinati come saranno determinati gli altri avversari, cattivi agonisticamente, cioè nel senso calcistico della parola cattivi, decisi come saranno gli altri, le nostre qualità sicuramente emergeranno. Questo che è il mio credo e quello che è la mentalità che sta acquisendo anche la squadra. Premesso che il campionato non è ancora stato ammazzato, le chiedo secondo lei quando potranno essere definiti i valori, cioè una prima gerarchia, dopo quanto potrà essere possibile, insomma, la gerarchia. Ma noi essendo in costruzione guardiamo di giorno in giorno, guardiamo quello che sarà, guardiamo quello che è in questo momento. Ricordando la squadra che quello che è stato fatto non conta più niente, cioè noi dobbiamo prendere le cose positive e darci una convinzione, le cose fatte meno bene per metterci di migliorarle, per metterci di lavorare su quelle cose fatte meno bene per migliorarle. Mi ha visto ieri nel notiziario che Adorni si era allenato a parte, aveva avuto qualche problema. Adorni? Questo meglio. Se non ho mai visto male. No, lui è di quindi... Anche Saporetti, quindi, con non sta il problema... Saporetti ha avuto questo problema di estrazione dentale, quindi una... È chiaro che l'estrazione dentale è abbastanza importante, però è a disposizione, ecco, quindi è a disposizione. Poi potrebbe giocare, potrebbe andare in panchina, però è a disposizione. Giocare su un campo un po' più stretto, almeno come qualcuno... Invece l'abbiamo anche risposto, quindi la squadra è anche pronta per lavorare sul sito. Il calcio, ripeto, noi stiamo lavorando per saper interpretare le gare anche su campi larghi, su campi stretti, su campi brutti, su campi belli. Questa è una crescita che dobbiamo fare e dobbiamo farlo velocemente. Vorrei chiedere, domani affronta un allenatore, tra l'altro debuttante, Bazzani, come calciatore in sostanza della generazione subito dopo la sua, vi è mai capitato di affrontarvi in campo? Forse no. No. Ho allenato il calciatore, io seguivo molto il Perugia, poi perché anche perché abitavo in memoria di Città della Pieve, quindi abitavo praticamente a Perugia, quindi ho avuto modo di ammirare, ecco, le sue prestazioni, perché è un giocatore che parla, un calciatore che mi ha sempre. Mi è sempre piaciuto per il suo modo di interpretare il calcio, per il suo modo di. La sua filosofia nel mettersi a disposizione della squadra. Come allenatore, ovviamente lo conosco praticamente, però penso che porti questo tipo di filosofia anche come allenatore. Domande? Siete a posto? Ok, grazie mille.